E rieccoci in diretta sulle fonti TV per la maratona Donne e Lavoro. Ringrazio anzitutto Giacomo per il passaggio di testimone e ne approfitto, insomma, introduco questo spazio anzitutto per augurare un buon 8 marzo a tutte le donne, in particolare a coloro che stanno vivendo una situazione di conflitto, sia in Ucraina che ovviamente in ogni parte del mondo. Ecco, apriamo questo spazio, diciamo così, della nostra maratona dedicato al mondo legal e lo facciamo con il nostro ospite che ci ha raggiunto qui nei nostri studi di Via Dante. Saluto Alessandra De Michelis, avvocatessa. Buongiorno Buongiorno a voi, e benvenuta, e grazie. ideatrice di un progetto social che poi appunto ci racconterai. Io lo introduco brevemente, un progetto che per varie ragioni è stato avviato appunto ricordiamo, a gennaio 2022, quindi appena 2 mesi fa, e in 2 mesi ha raccolto questo profilo Instagram, si chiama DC Legal Show, poi ci spiegherai anche questo acronimo, cosa significa, perché partiamo non solo da te, ma eravate appunto due avvocatesse ad avviare questo progetto, che si descrive così nella pagina Instagram: una città magica, che è Torino, due avvocatesse, la loro vita, il mondo legal, lo show legale diventerà realtà. Queste le premesse. Poi cos'è successo? Ma allora, intanto DC stava e sta per De Michelis Cau, che ovviamente sono i cognomi mio e della mia collega. Dopodiché abbiamo avuto, insomma, abbiamo pensato di concretizzare quest'idea che in realtà io avevo già da 4 anni, soltanto che per timori, piuttosto che il fatto che né io né tantomeno lei abbiamo mai avuto Instagram, non eravamo assolutamente delle persone social, abbiamo sempre rimandato. Dopodiché abbiamo concretizzato questa nostra idea, se non che per non si sa quale ragione, perché comunque esistono tantissime pagine analoghe, fatte comunque da colleghi maschi o femmine che siano, abbiamo avuto questa convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino. In realtà è stato questo a Quanti giorni dopo? Neanche Una una neanche una settimana, settimana. neanche una settimana. In realtà cosa succede? Che nel momento in cui ci arriva questa notizia, noi ovviamente lungeva da noi andare a divulgarla, perché comunque, anzi, ce ne vergognavamo alquanto, perché comunque non ci aspettavamo un clamore simile, ma comunque eravamo ancora a 300-500 follower. Nel momento in cui ci arriva la PEC con la convocazione, io vengo contattata da un giornalista il quale mi riferisce di aver ricevuto la notizia della nostra convocazione direttamente da un membro del Consiglio dell'Ordine e di questa notizia lui il giorno successivo, addirittura forse la notte successiva, è andato a scriverne sul Corriere della Sera. Ed è stato questo il momento in cui noi da 500-600 follower che avevamo raggiunto in una settimana siamo arrivate a salire di 2000 follower al giorno, cosa che non era assolutamente. Oggi sono oltre 15.000. Sì, esatto, non era però il nostro. La gente non crede quando io continuo a ribadire questa cosa, ma il nostro obiettivo era aiutare la gente e per farlo abbiamo utilizzato la nostra immagine per attirare, passatemi il termine, ma i pesci nella rete. Abbiamo detto, bene, abbiamo un tipo di vita che va comunque realmente ad emulare quello che vediamo nelle serie TV come Suits. Di conseguenza, visto che la gente è attratta da questo tipo di vita, io li attraggo in modo tale che tutto ciò che io andrò a dire e che avrò la possibilità comunque di scrivere in questa pagina farà sì che venga sentito e che le persone possano eventualmente poi ricevere un aiuto. Il problema è che questo progetto è sempre più difficile da portare avanti proprio per questo continuo clamore negativo che sta avendo questa pagina e che io non riesco a capacitarmi del perché. Perché comunque sappiamo tutti che ci sono miliardi di pagine uguali, che se questa pagina l'avessero aperta due uomini, niente sarebbe stato, perché ci sono miliardi di pagine con su scritte non DC, che sta per De Michelis Cau, ribadisco, Legal Show, dove già scrivo comunque nel nome della pagina, che comunque farò anche vedere non solo quello che è l'aspetto legale della mia vita, ma anche all'esterno della stessa. Ma ci sono pagine dove si chiamano Avvocato Pinco Pallo,
E Pinco Pallo tiene lezioni di diritto ergendosi quasi al Carnelutti della situazione e poi pone il suo deretano sopra un Porsche con il Rolex in bella vista. Allora, premesso che a confronto di questo Pinco Pallo sono una pezzente perché io non ho mai messo né il Rolex in bella vista, ma metto semplicemente foto di weekend piuttosto che quelli che sono gli outfit che secondo me non vanno in alcun modo a ledere l'onore o il decoro di una classe quale quella degli avvocati, anzi. Quindi mi dico, ma come mai a Pinco Pallo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino non ha fatto niente? E invece a noi, che probabilmente oltre ad essere due donne, sicuramente c'entra anche il fatto che siamo, insomma, esteticamente, non so come dire, appariscenti. Esatto, il punto è proprio questo, insomma, Penso di siamo, sì. il motivo per cui ne stiamo parlando all'interno di questa maratona è proprio il fatto che il genere sia rilevante in questo caso, sia stato rilevante, se non decisivo. Io ne sono convinta di questa cosa, ma penso che chiunque, cioè, ora, se siamo oggettivi e obiettivi, andando a vedere la mia pagina, sono certa che il pensiero comune sia che se non fossimo state due donne, niente ci sarebbe stato detto, e se non avessimo avuto l'aspetto estetico che abbiamo, altrettanto niente ci sarebbe stato detto, perché è tanto così. Ma però in questo caso io mi chiedo, ma qual è il messaggio che si vuole veicolare fondamentalmente? Perché veramente, ma io continuo a battermi contro questa cosa perché, e ci credo veramente nelle parole che sto per dire, una bella donna non deve per forza fare lavori, adesso non voglio andare a specificare le categorie di lavori che vorrei andare a dire, ma può anche permettersi di fare la giornalista o la commercialista o l'avvocato, il notaio, però evidentemente, non so, forse la nostra società non è ancora pronta a questo, cioè non è ancora pronta, non riesco a capire perché altrimenti tutto questo astio nei miei confronti non lo comprendo, tanto qualsiasi cosa io faccia, proprio perché tanto l'aspetto che ho, perché sono donna, viene criticata dal mettere il tesserino per dimostrare che sono anche maestra di sci, al mettere la foto che alle 22 vado a cena e dove dei colleghi maschi mi scrivono alle 22, ah ma non ti scade mai la memoria il giorno dopo, ma io come ho già postato un video dove mi rivolgo a questo collega, vorrei tanto che mi chiamasse e vorrei quasi lasciargli il mio numero di telefono in diretta, così almeno, ma questo Stakanov, dico, lui non mangia la sera alle 22? No, perché voglio dire, non è che ho postato una foto alle 6 di sera dove in settimana facevo l'aperitivo e lì ci stava il commento. No, alle 22 stavo cenando con una mia amica. Mi sembra un po' esagerato, no? Tutto questo, poi magari è solo un mio punto di Assolutamente, vista. ma ecco, poi ci sono due filoni, no? Quello dell'ordine, noi l'abbiamo chiamata la lotta al glamour dell'Ordine degli Avvocati di Torino, però poi c'è anche uno studio per cui collaboravi, uso appunto il passato, perché una tutela sarebbe potuta arrivare anche da lì, no? Ma assolutamente, io allora in questi mesi non ho mai parlato del mio ex capo, ma perché ritengo che sia, che ci sia ben poco da dire. Nel senso, noi avremmo dovuto essere tutelate, soprattutto penso da una persona, quale l'avvocato con la quale io collaboravo. Che per primo comunque è secondo me lesivo di quello che può essere l'onore e il decoro della nostra classe professionale, perché secondo me un avvocato al quale vengono ritirata la patente per due volte per una guida sotto stato d'ebbrezza, adesso i reati nello specifico neanche li conosco, non mi interessano, ma comunque sta di fatto che sta facendo, o magari stava, perché adesso non lo vedo da tempo, i servizi sociali, questo magari è lesivo dell'onore e del decoro della nostra classe professionale. E secondo me, da parte di una persona del genere, che si comporta in maniere irripetibili all'interno dello studio, e a testimoniarlo potrebbero venire tutte le segretarie che sono passate negli anni, avvocati, collaboratori e quant'altro, allora io mi chiedo, ma tu punti il dito contro di noi? Pensi di poter arrivare dove non è arrivato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, mettendoci alla porta? Perché adesso lui potrà anche dire, ah, ma non è, io non l'ho messa alla porta per questa ragione, l'ho messa alla porta perché non le ritenevo delle professioniste, utili per il mio studio. Però sta di fatto che lui ha rilasciato un comunicato stampa dove è stato, tra l'altro, a me è stato riferito, non so se sia così, lui stesso a chiamare il giornalista, e dove è andato a dire, fondamentalmente, bene, dove non è arrivato il consiglio, ci penso io
ad allontanare le avvocatesse. Quindi che casualmente questo allontanamento dello studio sia arrivato proprio in conseguenza e nello stesso frangente in cui noi siamo state richiamate dal consiglio, dove peraltro io so benissimo che si sentiva spesso con la presidentessa Grabbi, quindi secondo me è stato un comportamento, io non ho mai parlato perché lo trovo talmente disgustoso e non riesco a trovare un sinonimo che sia meno pungente, che non mi sono proprio mai voluta abbassare a parlare di questa cosa, però io vorrei chiedere a tutte le persone che continuano a puntarmi il dito contro dicendo che io ledo in qualche modo l'onore e il decoro della mia classe professionale, veramente ritenete questo comportamento, cioè mettermi dei tacchi, mettermi delle borse grifate, una cosa lesiva per l'onore della nostra classe forense? Secondo me lo è molto di più, insomma, un atteggiamento come quello che ho appena descritto. La tua collega, ex collega, si è staccata dal progetto? Allora, non si è, il discorso è che Federica ed io siamo ancora moltissime amiche, lo saremo per sempre. Il punto è che proprio per quello è che è stato l'approccio iniziale, nel momento in cui noi siamo state convocate dal Consiglio dell'Ordine, quando siamo uscite dopo la convocazione, dopo aver parlato con la presidentessa, io ho reagito in un modo. E lei ha reagito in un altro. Il mio modo è stato quello di ripostare tutti gli articoli negativi che andavano a denigrare la nostra immagine, perché io di fronte a una battaglia veramente donchisciottiana, perché per me è assurda questa cosa, perché non stavamo facendo nulla, io al posto di mettere la testa sotto la sabbia ho preferito pubblicare io stessa sulla mia pagina quelli che erano gli articoli di tutte le testate giornalistiche più importanti, perché tanto sembrava quasi che, non lo so, probabilmente mi chiedo se avessi posticipato la pubblicazione e l'apertura della pagina in questo momento. Cioè, non lo so, si parlerebbe, mi auguro, sì, della guerra in Ucraina, no? Perché sembrava che in quel periodo, che la guerra già c'era, tra parentesi, sembrava che, voglio dire, ci fosse soltanto più il This Illegal Show. Sì, ma poi a Quindi, parte la guerra in Ucraina, la stessa classe forense cioè, ha, lo sappiamo, ben altre ben altri priorità. problemi, ben altre questioni, invece a quanto pare la presidentessa ha ritenuto che fosse prioritario scrivere questo esposto. Quindi Federica ha reagito, ha preferito distaccarsi e fermarsi un attimo e sicuramente non ha condiviso quello che è stato il mio approccio più così belligerante nei confronti del Consiglio dell'Ordine. E di conseguenza lei non è uscita ad oggi, anche perché sennò non continuerebbe a chiamarsi This Illegal Show. Io spero che con il tempo lei possa un attimo anche sistemare quella che è la sua situazione lavorativa, perché comunque non è facile, perché lei collaborava molto di più rispetto a quello che non abbia mai collaborato io con l'avvocato per il quale lavoravo. E quindi comunque sicuramente la sua è una situazione più delicata e per la quale poi spero che un giorno lei mi faccia l'onore di rientrare all'interno della pagina e dare il suo supporto, che comunque per me era fondamentale. Certo, Alessandra, per il futuro, ormai insomma, hai numeri da influencer, cosa pensi di insomma, progetti? Se questa strada effettivamente vuoi continuare a percorrerla e in che modo? Allora, assolutamente sì, non è mia intenzione chiudere la pagina. Quello che io vorrei fare adesso è farla evolvere. Il problema è che far evolvere una pagina, soprattutto per il progetto che avrei in mente io, costa parecchio. E poi veramente, se dovessi investire tutti i miei soldi, poi non posso più, mi trovano poi a mangiare veramente all'autogrill, altro che negli stellati. Quindi devo un attimo cercare di trovare il tempo e la forza, perché comunque continuare ad essere attaccata non è neanche facile. E comunque l'obiettivo finale è quello. Già adesso mi sono affidata ad un nuovo social media manager che fa anche da ufficio stampa, che comunque è un giornalista e di conseguenza il lavoro magari può aiutarmi a indirizzarlo verso comunque una nuova frontiera che è sicuramente con contenuti più meglio, diciamo, esposti, ma nel senso che sicuramente la qualità dell'immagine, del suono che tutti mi criticavano nei miei video, capisco che avevano ragione perché erano pessimi, però io non lo faccio di lavoro, non è che posso andare in giro
con una troupe ho posso sempre avere uno studio televisivo a mia disposizione. Quindi diciamo che il progetto finale sarebbe quello di aprire uno studio dove, previo il consenso del cliente, firmate la liberatoria piuttosto che la privacy, comunque tutto quello che ci sarà da firmare, le persone possono realmente venire a parlare direttamente H24, fare veramente una sorta di suits dei loro problemi e io e i miei colleghi andremo a risolverli dal punto di vista legale. Questo è un programma a lungo termine. In che ambito? Io lo farei in tutti gli ambiti perché vorrei che si unissero a me e alla mia collega degli specialisti di ogni settore, che sia quello assicurativo, commerciale, civilistico, cioè in tutti gli ambiti. Anzi, vorrei proprio dei professionisti specializzati e sarebbe carino, secondo me, poter aiutare la gente in questo modo. E ovviamente questo anche la gente che non se la può permettere, perché ovviamente noi potremmo trovare, pensavo, comunque quelli che sono i fondi, chiamiamoli così, per poterle aiutare dall'audience che magari questo non so come definirlo, programma potrebbe avere. A me sembra un'idea bella, anche perché mi dico, se perdono il tempo a vedere i telefilm, hanno la realtà davanti ai loro occhi, sarebbe molto più. So che diciamo che costa anche poi così concretizzarla, quindi non so se ci riuscirò, però sicuramente quello è l'obiettivo finale. Sì, poi appunto il binomio social network ordine professionale per quanto riguarda gli avvocati è, diciamo, una querelle che va avanti ormai da 15 anni, dalla nascita forse di Facebook, ed è destinata ad andare avanti a quanto pare ancora a lungo. Bene, grazie per essere stata con noi, Alessandra De Michelis. Grazie a voi.